Ma come fai a sostenermelo senza avere una fonte, cazzo? Mi senti, Flame? Basta! Basta! Al mio 3 vi canterò la sigla del Cerbero Podcast in corsivo. Finalmente è arrivato il momento. So che molti me l'hanno chiesta, o meglio richiesta. Cerberio, podcasti, Cerberio, podcast. Mariani chi risci e diepie, Flame urla riania, riania, riania. Cerberio, podcast. Troppi goblin in questi mondio, non sarò un clochardier. Né tanto io me non diepie, perché ogni giorno guardio il Cerberio podcast. Cerberio podcast. Spero di avervi divertito, di avervi rallegrato e, perché no, avervi strappato un'angelicata risata. A insolitudine! Ma che stai a fa? Ricordati che i squali stanno arrivando! Hello! Clochards! E benvenuti in questa nuova trasmissione! Forza Napoli! Mi si sente? Sì. Mi si sente? Sì. Buonasera. Ciao ragazzi. Con problemi qua di connessione. Ecco, andiamo bene. Connessione. Come va, ragazzi? Tutto bene? Tutto bene. Dai, siamo molto carichi perché oggi c'è il secondo atto. Le Iene e gli Incel. Il secondo misfatto. E che poi stiamo... è il secondo di una trilogia o è il secondo e basta? Pure te con Dave stavamo a dire che il primo incel l'hanno fatto scopare lì al primo quello servizio fake. Sì. E il secondo Don Vito mo gli hanno fatto tutto un make up e mo è il conoscitore. No, ora uscirà un nuovo film chiamato L'ultimo degli incel parlerà di Stefano. Sono a tutti gli effetti l'unico che ancora non ha avuto una soddisfazione, diciamo, nel cambiamento di se stesso anche. Infatti abbiamo anche un contributo del conoscitore. Per chi non sapesse un cazzo di questa vicenda, le Iene qualche tempo fa hanno realizzato un servizio sugli incel in cui sono apparsi i nostri cari amici Don Vito e Stefano, anche noto come conoscitore italico. E c'è stato appunto un secondo atto con un look maxaggio di Don Vito. E il conoscitore giustamente adesso batte cassa qui. Tanto che c'è Don Vito, gli hanno fatto il pizzetto tutto strutturato, gli hanno fatto il taglio dei capelli, a lui sulle sopracciglia gli va. Come me, no, io almeno la barba. Magari il look, non lo so, c'è da capire. Sì, però nel senso, cioè, là c'è sta quello, l'unica cosa c'è da tagliare. Secondo me... Ma vogliamo anche un parere femminile, che ne hai pensato? Mi ci riconosco un po'. In quel servizio sugli incel, tu donna, cosa ne hai pensato? Tu donna... Io donna, ho pensato che... Mentre cucinavi, no? Mentre lavavo i piatti, sempre di Simone, perché ormai sono qui, quindi già tanto che... No, ho pensato... Solo quelle di Simone, perché tu non mangi. Solo quelle di Simone, certo, ma io su quelle... Ovvio. Cioè, mo Giorgia sembra... se troppo... consumi troppo. Si è trasferita qua, Giorgia. Si è mezza trasferita, mezza circuita a farlo, insomma. No. Come concubina. La cosa si dice sempre, l'ha portato lo spazzolino? Perché sì. Quando la donna mette lo spazzolino in casa tua, là nel bagno, vuol dire no, so già cazzo. già c'era. Perché io sono previdente. No, perché io ce n'ho uno a casa mia e uno qua. Perché così pure prima, quando venivo da Simone, non è che mi dovevo portare cose ogni volta, capito? Io ho le doppie cose.
Sto già un passo avanti. Ok, quindi, ma questi incel, sì, no? Gli incel, beh, diciamo che esatto. Il problema non è un glow up estetico, ok, come si può dire. Perché poi comunque dovrà aprire la bocca. E dovremmo parlare persona, no? Per interagire, per creare. Quindi il mio consiglio, ecco, il mio augurio è quello. Ragazzi, sì, sicuramente, guarda che in realtà non è da sottovalutare, perché anche un glow up estetico può boostarti un po' l'autostima e darti la giusta carica, no? I giusti presupposti per poi cercare di migliorare anche in altri frangenti. Però di base non basta solo l'estetica, perché, cioè Vito, tra l'altro, mi sembra ha dipende proprio da detto... chi, però, scusami Giorgia, perdonami se ti interrompo, però secondo me dipende anche chi. Cioè Vito, stiamo parlando di una persona che ha dimostrato il servizio, è sempre stata anti-estetica, perché io penso che raramente tolti i capelli solo appena sfoltita te levano 3 kg di pelo. È una cosa che ho visto raramente su pochi esseri umani, no? Poi vuoi o non vuoi. Quindi, beh, poi ci sono facciamo altre soluzioni, passare, no? Vabbè, tipo, facciamo passare il messaggio che a volte da sena curatina deve essere pure l'ABC, ma anche per un fattore sì, igienico. Sì. Cioè, vai sopracciglia che se poteva fare il cutino così per tutto dietro dalla testa, per quanto erano lunghe le sopracciglia. Comunque, io non sono in disaccordo con quello che ha detto Giorgio. Permettimi, la barba di un clochard. Permettimi, Giorgio, ho detto, c'è tutto da ripurare la bocca, non basta tanto il makeover estetico. Penso che i denti li abbiano lavati, No, cioè, però capito, no, la litosi a volte ci sono pure soluzioni alternative, ragazzi, tipo il dottor Cunilingus, diciamo che non è convenzionalmente ascrivibile allo stereotipo di Adone, però scopa tantissimo. Vabbè, non tenendo conto, esatto, non tenendo conto della consensualità altrui in quel caso. Io scopo con la lingua. Quindi si può scopare anche in condizioni particolari, esteticamente parlando. Detto ciò, prima di tuffarci nel magico mondo degli incel, abbiamo una bella notizia. Quale? Silvione Berlusconi torna a parlare. L'esatto opposto. Oh, oddio, pensavo fosse morto. Torna, esatto. Torna. Ma che è sto prossimo party? Sto sub goal sbagliato. Lo levalo, c'era un'altra scritta, era per Hello Fresh, vabbè, poi quando puoi levalo. C'era prossimo pasto che ho, sì, esatto. Che ora è tornato a essere prossimo party. No, ma levalo proprio. Ok. Tanto sti cazzi. Allora, Berlusconi torna a parlare, vabbè, sicuramente avrete sentito, non è stato bene. Vediamo. Eccomi, sono tutto a voi. Oddio. Per la prima volta dopo un mese con camicia e giacca. Qualche notte fa, qui a San Raffaele, mi sono svegliato improvvisamente con una domanda in testa che non riuscivo a mandare via. Ma come mai sono qui? Ma che ci faccio qui? Per cosa sto combattendo io qui? Greve. Vicino a me vegliava la mia Marta. Anche a lei pose la stessa domanda. Perché siamo qui? E lei mi disse, siamo qui perché hai lavorato tanto, forse troppo. Ti sta impegnando molto perché per salvare la nostra democrazia e la nostra libertà. Oh, comunque, Mao Zedong è un perfetto italiano. Mazza, è proprio imparato. Grande Mao. Si è grandificato. È arrivato alle domande esistenziali, cioè è arrivato proprio alla fine della vita, però. No, intendeva perché siamo qua in ospedale, capito? Perché siamo qui in ospedale. No, Simone sarà illuminato, lavoro. Capito? Simone sarà illuminato. No, ma indubbiamente cioè, ha lavorato tanto nella sua vita Berlusconi, però la risposta è molto semplice, perché c'hai 90 anni. Cioè, ho capito, insomma, che tutti noi vogliamo vivere a lungo, però in ospedale, dopo una certa... Vabbè, sì, fino alla fine. Fa parte del ciclo della vita, non è detto dici. Tutti, fino alla fine, fino all'ultimo respiro. Ma questo è giustissimo, il grande film di Godard, però. Non mollare fino all'ultimo respiro. Berlusconi, penso... No, ma su questo io sono con lui, quindi deve combattere sino alla fine, però la cosa divertente è che ha trasformato la vecchiaia che abbiamo tutti con i malanni del caso in una battaglia politica, quindi io sto lavorando tanto per voi, per questo mi sono ammalato, ma continuerò a lottare per la democrazia, bellissimo. Grazie. Poetico. Meno male. Infatti, che ci ringraziamo tutti Silvio. Grazie Silvio. E poi Forza giustamente, Napoli. Quello Vinta, sempre. Forza, tenacia. E a proposito di Berlusconi,
Da parte di Enzo Sorrentino per il nostro presidente Silvio Berlusconi. Una Berlusconi. È presta guarigione. Presidente, si rimette al più presto. Ciao. Questo video, ciao. Questo video precedente a quello che abbiamo visto poc'anzi, quindi è grazie ad Enzo Sorrentino se Berlusconi, insomma, è tornato in condizioni di mettersi la giacca. Mm-hmm. Come lo sciopero della fame per il gatto sul tubo, cioè, ringraziamo anche Enzo Sorrentino, sicuramente questi aiuti sono arrivati. Allora, abbiamo due link, uno Ankara, botte tra il rappresentante ucraino e quello russo, una scena veramente folle, ma volevo prima far ascoltare questa cosa, questa soprattutto è una figata. A Dave. È un discorso che si collega a quello che abbiamo fatto poco fa a Mezzogiorno di Fuoco, no? Sull'intelligenza artificiale. Ascoltate questo video. Spettacolare. Allora. Bello esperimento, però non so che ne pensa Simone, ma è figo. La immaginavo più somigliante. No, alcune però. Cose, guarda, come dice Bello. No, cioè sono proprio lui, cioè proprio... Non so però come si fa. C'è poco grattato del suo, se c'è un po' più polished. Ma sì, però uno potrebbe dire: allora è il Freddie Mercury degli anni 70, dove grattava di meno, ma magari un po' più così. Io, infatti, quando però, ho sentito questo TikTok, ho detto: cioè, tra 5-10 anni sarà praticamente impercettibile la differenza tra una vera cover e una cover di un artista morto. Ma cioè, sì, ma in realtà è anche abbastanza semplice come elaborazione. Tu inserisci tante canzoni di Freddie Mercury, coprono tutte, capito, le note possibili, la modalità che utilizzava lui e replichi poi scale, note. Ma certo, non è così complesso. Potresti pure utilizzarlo che magari vuoi fare una cover dei Queen oppure vuoi fare una canzone tua come se fosse cantata da Freddie Mercury. Già la registri imitandolo, metti caso. Esatto. Poi gli dai il colpo di grazia con l'intelligenza artificiale e c'hai una cosa che ha cantato Freddie Mercury con sta tecnologia. Cioè, perché mo in questo caso è stata usata la voce di Gautier, che mica imitava Freddie Mercury, è la sua traccia vocale modificata, di cui è stata modificata la formante audio, no? Quindi se lo fai proprio di proposito potresti creare canzoni nuove di Freddie Mercury mai esistite. E poi un conto una cosa assurdo. Che opera già in live, no? Un'automazione che viene fatta in live, poi arriva un punto. Su questa è una cosa che tu devi registrare e poi vuoi, insomma, mandare fuori quando sarà completa, c'hai tutto il fine tuning che poi fa dopo, andare a controllare ogni singola sillaba, se va bene, cioè... Già adesso siamo in grado di fare una cosa quasi perfettamente somigliata. Immaginate il mercato, ragazzi, cioè nel momento in cui si sdoganerà completamente la necrofilia... artistica, quindi ripeto l'esempio Carrie Fisher. Giorgia si è scandalizzata quando ha detto ha fatto una faccia a necrofilia. No, perché poi ha aggiunto artistica. Però per me è esattamente questo, cioè prendere un attore morto, ricrearlo completamente con A tanti piace Tupac, gli piaceva tantissimo. No, sì. E quindi ancora oggi vogliono, cioè, nel senso, necrofili, sì. Sì, sì, vogliono ancora sentirlo nonostante sia morto. Sì, ma... Io invece non sono d'accordo, scusate un attimo, oggi è la giornata dei problemi. Non capisco come mette questo green screen. Questo è un problema grave, in effetti. Aspetta, che forse riesco ad escludere la sedia, aspetta. Ecco. È la mimetica ottica di Metal Gear, sembra. Allora, così riesco ad escludere la sedia, però sapete qual è il problema? C'è pure un detto, no? Quando diventi un tutt'uno con la sedia, diciamo che io potrebbe... Niente. No, quello che dicevo è che già ci sono stati dei casi eccellenti, magari di attori morti nel corso di alcune riprese, e quindi...
ricreare delle piccole scene o modificare anche l'aspetto anagrafico, non lo so, Robert De Niro nell'ultimo film di Scorsese, quindi anche Robert Downey Jr. in uno dei tanti film della Marvel, però tu prendi semplicemente un attore e lo svecchi. Anche lì secondo me si potrebbe ragionare su questo, quindi ok, facciamo recitare De Niro a 185 anni invece di nuovi attori, facciamo addirittura questo con attori morti, quindi invece che prendere un attore che interpreta Bruce Lee tipo Once Upon a Time in Hollywood, facciamo poi, proprio Bruce Lee rifatto completamente in CGI. Qual è la ragione di fondo? La ragione è quella solita del business, Simone, esatto. Che già hanno un brand. Sì, cioè andrà. Che Michael Jackson è Michael Jackson, tu droppi un album di Michael Jackson. Esatto, e infatti l'ultimo film di Bruce Lee. Oddio! Ma che cazzo sto vedendo? Oddio! Ma che Satana! Io non so se questa è tecnicamente una yellow Marra, face. Marra, questa no. Per te è necrofilia, Marra! È necrofilia artistica! Guarda! Questa è arte! No, ma guardate che secondo me il futuro ci riserverà queste sorprese. Non so come prenderemo come umanità questa scelta, però se pensate anche quella morbosità di vedere Harrison Ford ancora nei panni di Indiana Jones, cioè è umana, perché da un certo punto di vista ti gasi. Io stesso che detesto ormai i film supereroistici il 99%, come un coglione quando ho visto Michael Keaton di nuovo nei panni di Bruce Wayne come nei film di Burton, ho detto cazzo che figata, poi ho detto però aspetta, questo c'ha 80 anni, cioè a un certo punto ancora si deve vestire da uomo pipistrello. Però è ovviamente un meccanismo mentale, la nostalgia, il fatto che tu poi dal punto di vista commerciale già conosci quel brand, quell'attore, e quindi puoi avere a disposizione un bacino infinito di vecchie glorie. Questa cosa chiaramente stroncherà il nuovo, è esattamente il discorso, esatto, che facevamo, cioè nel senso però si non crea nascerà quel un nuovo Bruce Lee. Si crea quel meccanismo del flubber, capito? Cioè di una cosa, della, esatto, minestra rimescolata all'infinito. No, capisci, no, Dave? No, come un flubber. No. Per esempio, no? E togliete quella cosa verde da dietro il zio, perché allora, secondo me è più verde. Riesco. Pensate ad una cosa, Jackie Chan, no? No? Perché comunque ci stanno un sacco, stanno un botto di opere dove c'è una rappresentazione anziana di Batman. Tu metti che magari al posto suo mettevano un vecchio X, sarebbe stato veramente fuori luogo. Già metteci lui, diventa poi un'operazione di conseguenza confettata, perché c'è tutto quanto quel richiamo al film, quello là. Poi, ma è tutta una cosa per fare tu spicci, viene il vecchio, che almeno dico che sono abituati. Così i vecchi che so vedevano quando erano giovani hanno pure l'illusione di ringiovanire, eccolo, un po'. Ma è stata una bellissima torno idea. Torno alle mie, torno quando scopavo ancora. Batman è uno dei personaggi, se non il personaggio più interpretato nella storia del cinema. Basta pensare che nel 2022 ci sono stati 3 Batman di versi. Quindi alla fine, se ti mette in vecchio, mettici Michael Keaton, porca. No, no, ma infatti per me non è tanto la critica a Michael Keaton. Dico solo una cosa, che quello che dice Gianluca ci può stare in realtà. Cioè, non è il problema di Michael Keaton. Tra l'altro è molto divertente vedere questa cosa dopo Birdman. Per chi ha visto sa. Cioè, che parlava proprio di questo, no? Un attore che invecchiando prova a dedicarsi ad altre arti, ma rimane sempre confinato nell'eroe volante. Infatti c'era il rimando a Batman degli anni 90, anche lì. E poi è successo lo stesso, cioè è andato a fare prima l'avvoltoio e adesso di nuovo Batman. Si è avverata la professione. Però quello che dico, pensate a Jackie Chan, uno degli attori più famosi della storia. Jackie Chan è diventato noto, non solo per quello, ma successivamente alla morte di Bruce Lee. Perché Bruce Lee è stato l'attore probabilmente più famoso di tutti i tempi nel campo delle arti marziali, è quello che l'ha sdoganata proprio a livello mondiale. E Jackie Chan fece anche una comparsa in un film di Bruce Lee, pochi se lo ricordano, ed era così uno dei tanti. Poi in seguito alla sua morte quel vuoto è stato colmato da Jackie Chan, ripeto, magari sarebbe diventato comunque gigantesco, però creando un nuovo Bruce Lee per forza di cose rubi degli spazi.
Sì. È lo stesso nella musica, credo. Comunque, sì, è assurdo perché sembra che siamo telepatici. Tre dell'operazione Drago. Sembra che siamo telepatici perché, mentre io volevo farti questo esempio qua, con gli stessi nomi, però volevo fare una riflessione diversa perché nel caso di Michael Keaton, lui è Michael Keaton. Adesso però se va incontro, anche con l'utilizzo della tecnologia, a un scenario complicato. Perché io penso proprio a Bruce Lee. Adesso, se dopo la morte di Bruce Lee sono nati dei personaggi che poi sono andati alla ribalta perché c'era una mancanza in quel campo e quindi sono nati Jackie Chan, Sammo Hung, Jet Li, sono diventati le nuove superstar del cinema di Hong Kong, poi mainstream, poi, diciamo, mainstream, e poi trasportata a Hollywood, applicato a Hollywood. Ip Man era già famoso. Poi, poi questa cosa dell'applicazione del cinema Hong Kong a Hollywood si è sublimata poi in Kill Bill e tutto quanto. Se ci fosse l'opzione però di utilizzare l'intelligenza artificiale e la CGI in maniera perfettamente credibile, a quel punto ti converrebbe prendere uno che si muove bene, che è un nuovo fenomeno del Kung Fu, ma semplicemente fagli un motion capture e fagli fare un altro film di Bruce Lee. Sì, appunto. O di Jackie Chan, quando mai di Jackie Chan sarà... Ma, ripeto, già Tarantino, poi non nasce più niente già Tarantino nuovo. L'ha fatto con un altro attore, che è molto simile, anche se poi il personaggio è scritto come parodia di Bruce Lee, però non ci vuole un cazzo. Quindi sì, prendi effettivamente Harrison Ford per il reboot di Indiana Jones da giovane, però fatto in intelligenza artificiale con un attore che è semplicemente un corpo che si muove, ma già avviene motion capture quando bisogna fare, che ne so, il drago Smaug, okay, che è interpretato da un attore, in quel caso era Benedict Cumberbatch se non sbaglio. Yes. Quindi sarà un po' un disastro, Sherlock. Non lo so, vedremo. Comunque, allora, botte tra il rappresentante ucraino e quello russo. Bandiera dell'Ucraina, boom. Greve. Ma grevissimo, scusa, proprio così. Suka bliat. Ovviamente gli incontri internazionali sono... Questo è un incontro internazionale. Ma scusa, dico, gli incontri internazionali sono i video di Cicalone a Termini. Ma che l'ha fatto? Gli ha fatto? L'ha spinto, l'ha strattonato e quello ha reagito. Non ho visto bene il momento. Praticamente quello russo ha portato via la bandiera dell'Ucraina, e quell'altro gli ha detto: tipo, che cazzo stai a fare? E gli ha menato, vedi? Boom. 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 Ha proprio menato. Ma quindi è stato il russo e ha ripreso la bandiera. È stato il russo a rompere il cazzo all'ucraino. Sì, il russo ha levato la bandiera, eh? Quell'altro l'ha ripresa. Come certo, come ovvio. No. Come ovvio. Non ho detto né ovvio né certo. E che hai detto? Ho detto che ha levato la bandiera quello. Però è quell'altro che gli ha menato. Vabbè, però di base ha rotto il cazzo, sì, ha rotto il cazzo quello russo, ha levato la bandiera, che cazzo fai? Perché il russo ha levato la bandiera all'ucraino? Cosa non lo ha spinto? All'ucraino, dal posto dove c'erano tutte le bandiere, lui è andato là tutto incazzato, ha levato quello dell'Ucraina e la stava a portare via. E l'Ucraino si è incazzato. Perché secondo te? E che ne so io? Non vabbè, per la situazione in atto. Politico di supremazia. Posso andare in modalità web basic indignazione popolare? Vai. Barra Karen, barra qualsiasi vai. Cosa. Vabbè, però cioè, ho capito, il gesto è stato grave dalla bandiera, però lui andando là e menando comunque è passato dalla parte del torto, perché la violenza è sempre sbagliata. Cioè, comunque siamo esseri umani, Giusto. La violenza è sbagliata in tutti i casi, cioè non si usano le mani, non si fa, va bene? Io non ho capito, sì, hai perfettamente ragione Dave, ma qual era il contesto? Un incontro internazionale, basta, vedi, ecco qua, episodio durante l'Assemblea parlamentare della cooperazione economica. Sono stato il Mar Nero. Il rappresentante della Russia strappa via la bandiera del rappresentante ucraino che ha reagito colpendolo con un pugno al volto. Ma perché? Cioè, però, che era ubriaco? No, cioè, in chat l'hanno scritto, forse. Aspetta, così hanno detto: è no, un l'ucraino... gesto di supremazia. Capito? Come l'ucraino vedi? Vai. Stava facendo un'intervista mentre mostrava la bandiera e il russo, vedendo la scena, gliel'ha tolta di prepotenza. Ah, è vero, perché là se ci fai caso ci sono le gambe del tipo. Quindi quello è andato là, gli ha tolto la bandiera. Ma perché? Che motivo ha avuto?
Simo, per la situazione, per io credo che questo c'entri con il discorso che stava facendo il l'Ucraina. Sì, è un atto magari, davanti no? alla telecamera di supremazia, cioè come per dire l'Ucraina è nostra, leviamola da qui, non ha una sua identità. Viene abbastanza intuibile, però io ve la farei rivedere. Anche se la violenza è brutta, una pizza. Però la prendi, ve la farei rivedere sotto un altro aspetto, se possibile. Dai. Ah, ok, ora capisco. Cioè, posso dire una cosa? Ha fatto bene. Come? Ha fatto cioè, bene. Sembra pure, cioè, se metti dei suoni di un asilo, sembra anche qualcosa che potrebbe accadere tra due bambini di 4 anni, no? Infatti siamo tutto di geni, è questo la cosa che proprio che mi stride più di tutte, che non è che ci sta qualcosa di serio, è proprio, te levo la bandiera, gnè! E ho fatto il mio gesto e ti do le spalle e me ne va, cioè neanche parlano, cioè non è che dici, ah, ora ho fatto questo per difendere i miei, no, proprio, te levo la bandiera, e... Le persone che stanno là in una conferenza tra le nazioni, non, cioè, dovrebbero essere in teoria delle persone, anche se di nazionalità diverse, ma comunque minimo studiate, no? Non è che... E invece no, sono dei ragazzini. E anche in questo siamo maestri di stile noi italiani e diamo insegnamento a tutti. Guardate, ispiratevi al Parlamento italiano, tutti signorili, tutti composti, non vedi mai una scena, una roba sopra le righe, la violenza. Noi diamo scuola di stile a tutto il mondo. Non i nostri botte. Parlamentari sono i più composti, se ci pensi. Un gesto vale più di mille parole. Raga, voi siete rincoglioniti in chat, rincoglioniti. Cioè, cercate di chat, cioè ci sta tipo il mansplaining, il womansplaining, questo è il chat splaining. Raga, ma che pensate? Siete cioè, veramente, cioè, state cercando di giustificare un atto stupidissimo solo per dare contro a me che chiedo veramente il perché di qualcosa. Io sto chiedendo, ma qual è la vera ragione? Simone, la Russia con questo gesto sta dicendo che non riconosce l'Ucraina. Ma non è che quello si è organizzato con la Russia! Maria di Rienzo, Cristo Dio! Ma non è che non penso che Putin l'abbia chiamato. Non penso che Putin abbia chiamato quel vecchio e gli ha ordinato, guarda, devi strappare il mo' dei fasta questa cosa. Gli sarà venuto in mente impulsivamente, no? Però se ad un signore di 65 anni viene impulsivamente, ma ve lo spiego proprio per filo e per segno, perché non ci arrivate, purtroppo siete così zombificati in questo spazio proprio del Cerbero Podcast, ma siete proprio rotter cazzo, siete stupidi. Allora, un signore di 65 anni che arriva a comportarsi come un bambino di 3 a strappare una cosa senza dire niente, c'è un problema di fondo, questo problema viene chiamato ideologia, però è proprio questo, cioè il motivo perché dobbiamo sorvolare, perché dobbiamo guardare sta clip e andare avanti, perché non avevamo detto niente, abbiamo solo fatto vedere una cosa che è successa, e poi andavamo avanti, vaffanculo, se volete questo, certo, bisogna... io mo me sto zitto e non commento più niente, ma io mi sono rotti i coglioni, cioè scusa, mezzogiorno di fuoco, un'atmosfera, cioè Bro Podcast si è ribaltata, ma che è successo, si sono stupiditi tutti, cioè che è successo, abbiamo fatto dei discorsi bellissimi prima, che è successo? Questo io domando. Perché? Perché? Guarda, comunque facendo un passo indietro, se vai a vedere il punto è stato completamente centrato, perché la cosa più greve che è successa nel nostro Parlamento è tipo Sgarbi che viene buttato fuori, capito? Che viene, che ne so, alzato e trascinato. Non è che, non mi sembra che sia successo tipo Risse. Forse risse Sofia sprangate, risse proprio risse. Vabbè, ma no, tra politici, dai. Ci sono state scene molto davvero? Molto grottesche, anche con la roba. Sì, con cibo, mi ricordo delle cose con mortadelle, di tutto. Sì, scene proprio folcloristiche, quello sicuramente. Comunque Simone, dopo questo tuo intervento nella mia wishlist di plugin c'è ufficialmente il 2Tube Saturator.
voglio quella distorsione là, bella, no, no. Capito, bella calda. Non ho idea di come si sia sentito fuori, poi mi taglierò. No, vabbè, indubbiamente sarebbe interessante capire la motivazione, cioè il discorso è semplice, ovviamente sappiamo che la situazione in Russia è la seguente, sappiamo che questo è certo. Un rappresentante della Russia, però effettivamente cioè, lui l'ha fatto perché pubblicamente vorrà rivendicare questa cosa, ma anche lì sarebbe una mossa stupida, no? Cioè cosa si aspettava poi? Cioè, gli interrogativi sono milioni, cioè gliel'ha presa, gli ha dato le spalle e stava guarda, camminando. Me potrebbe essere, cioè allora gli è andata male perché quello ha reagito. È un po' come anche la situazione effettiva sul campo di guerra. Però magari per l'elettore russo, per il russo con Putin e convinto che l'Ucraina sia roba loro, questa cosa potrebbe anche essere positiva. Poi ripeto, l'esito secondo me comunque non ha portato ad una dimostrazione di forza di questo esponente russo perché ha fatto una figura di merda. Però magari il russo avrebbe fatto bene perché l'Ucraina al lancio deve stare, quella bandiera non deve esistere. Mm-hmm. Però aspetta, agli occhi magari capito dei filo russi tutta questa figura di merda non l'ha fatta perché comunque sì, ha piato mezza pizza di quell'altro che pure che sembrava pure lui un settenne da come menava, sì. Però comunque gli ha interrotto l'intervento durante l'intervista, l'ha fatto uscire in quadratura, gli ha spezzato tutto il mood. Sì, cioè, sì, quindi sì. Comunque... l'azione disturbo è andata a buon fine. Certo, soprattutto cioè, quasi una pizza, nel corso di intervento, chiaro, proprio zittire l'altra parte, sì, banalmente. Sì. E comunque sono d'accordo con Palle Uomo, la risposta è una sola. E vabbè, ma lo sai come sono fatti i russi. Sono pragmatici. Esatto. No, esatto. Comunque... Allora ragazzi, detto questo, tuffiamoci. Don Vito Iene, atto secondo. Finalmente. Allora io pausa non ho visto il servizio, mi sa nessuno di noi, giusto? No. Tu no, Giorgia hai visto allora, il primo visto servizio neanche? Il primo sì, il primo questo sì. No. E infatti non vedevo giusto. L'ora. Ho okay. Detto guarda ti do questa chicca. Ok, la domanda è la seguente, la faccio alla chat. Secondo voi il servizio è di cattivo gusto? Perché molti mi hanno detto così. Ma prima di vederlo. Ma il secondo? In che senso? Questo qui che dobbiamo vedere. Ok. Vediamo. Di nuovo dal momento che Vito è perfettamente consapevole di quello che stava andando a fare, del ruolo che andava a ricoprire, non è di cattivo gusto. Ok, da quello che ho capito, tra l'altro Vito ha contattato loro facendo questa proposta, quindi ci potrebbe pure stare. Vediamo. L'hanno presa entrambi i lati con il massimo della leggerezza. Vediamo. Forse è l'ultima parte. Don Vito. Vieni. Ciao Don Vito. L'ha portata a imbriagasse a donnine, l'ha portato. Ma crea, cosa fa? Aspetta, Simo, aspetta. Quante volte il disagio e il dolore di testa dell'hangover però porta con sé buoni ricordi di una serata che ti sei tagliato? Vero. No, per carità, però no, è che non passasse neanche il messaggio che bisogna bere per divertirsi, Dave. No, esatto. Questo no, però il messaggio è che chi almeno una volta esperienza la devi fare, nel senso anche quello è formativo a suo modo, che te li trovi la mattina che ti fa male la testa, ti gira tutto e dici porco due ieri, ma siamo ammazzati dai risate. Dai, ma sì, ma ragazzi, cioè, ma Vito... questo servizio secondo me si può parlare di tutto tranne che dei messaggi, perché fanno schifo tutti. No, dobbiamo trovarli noi, perché il servizio è quello che è, una macchietta. Beh. Ed è una roba totalmente di intrattenimento puro, non vuole dare nessuna morale. Noi ecco, fino adesso ci abbiamo fatto un sacco di ragionamenti, qualcosa ne possiamo trarre, è il compito nostro, di chi guarda, di trarne le sue conclusioni. Velocissimamente... è un servizio creato chiaramente con quel tipo di retorica del cambia la tua vita con un click. Non funziona così. Se Don Vito si è divertito va benissimo, ma rimane confinato in un servizio più una serata ripresa. Ma infatti è una dimostrazione pratica comunque. Cioè perché comunque gli strumenti... Allora, l'hanno fatto più bello, no? Poi alla fine, nella prova pratica, comunque, pure se ci ha provato, ha avuto un 2 di picche, ma anche un po' di punti esperienza, se vogliamo. Sì, esatto, gli XP. Cioè, non potevi veramente tradurla meglio, sta cosa. Bravo. Vero. Bravo. La cosa che mi viene da pensare su questo è però, questa è stata una condizione forzosa. Quindi il processo di ricerca di questi punti esperienza deve partire da te. Perché io... da lui, ha detto aiutatemi, sì, io voglio essere sì, aiutato. Sì. In questo caso sì, però intendo proprio cioè, cominciare a lavorare seriamente
sulla propria vita e quindi, ok, voglio andare in spazi in cui posso parlare con altre persone, no? E quindi iniziare questa ricerca di punti di esperienza seriamente. Anche perché spesso sento frasi del tipo, vabbè, ma sta amico tuo che sa tutto così, ma no, ma portalo a Migno, portalo a ballare, fai e dai, che poi se ne sveglia! Per carità, in certi casi, io l'ho sempre detto, pure in relazione all'allenamento, una terapia d'urto per alcuni cervelli può anche funzionare, ma secondo me nella maggioranza dei casi è una fiammata inutile. Guarda che io invece penso che Vito sia una vita che si mette fuori dalla propria zona di comfort e si mette alla prova. Il fatto di iniziare a streamare, di mettersi davanti alla telecamera, di interagire, sì, in altri con ambiti, persone, però, che magari lui all'interno del paesello non aveva la possibilità di interagire bene perché magari era timido, perché lo prendeva al culo o perché lo bullizzavano. Si è preso, si è aperto Twitch, poi ha contattato voi, noi, si è confrontato, ma con secondo persone, me in quello lui ha chiesto aiuto a te per il fatto della palestra. Lui ci si mette continuamente, lui, no, ha una forte volontà di migliorarsi. È per questo che dicevo prima, non è una persona che affronta con passività la sua condizione, eh? E io questo l'ho sempre detto e mi ha sempre fatto piacere di Vito. Diciamo che qua si parla di un aspetto particolare, cioè nel senso l'interazione con una donna nel suo caso, no? In altri ambiti è vero che lui, anzi, si presta, si butta spesso nella mischia anche con un certo coraggio, questo sì. Nel suo caso specifico, ciò che è ritratto in questo servizio, si parla proprio di un'interazione nei confronti del gentil sesso, che è un po' il suo tallone d'Achille, come ha detto lui stesso qui o in tante altre circostanze. È uno dei suoi talloni d'Achille, cioè, ah, però, deve migliorare, insomma, tanti aspetti, e quello quindi è uno. Il coraggio sicuramente c'è, non c'è quella passività, ma lo sapeva. Hanno già bannato il cabrone! Napoli, Napoli, Napoli! Napoli, 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 hanno parlato di cabrone, Giorgia, hanno parlato di cabrone, Giorgia, cazzo! Gab, messaggio di servizio, se per caso ti lamenti di questa clip Porchi quando era tributata, c'è un problema Porchi grosso, cioè, ok. E lo dico già in anticipo, perché lui magari fa, ah, cavallo pazzo, brutti, fare la vera, però, cioè, hai fatto pure te, quindi, Dai, Gio, dai, dai, mamma, dai. Ma l'ha rovesciata. L'hai buttata in terra. È caduta da sola. Allora, dica che sto cavallo pazzo. Dica che sei caduta da sola. Dica che sei caduta da sola. Tu in possesso di questa prova schiacciante, oh. Dica che sei caduta da sola. Ok. Sono inciampata, ragazzi. Facciamo le bette. No, quella è la scusa più. Sei caduta per le scale, forse. Non ci sono scale lì. Ci sono. Fai il due con le dita se vuoi essere aiutata, Giorgia. In realtà grazie per la sub, quel segno. Aia. Grazie, no, per grazie la sub, per la sub, grazie per la sub. Ok. Dunque, allora ragazzi, è il momento più atteso della settimana, in questo caso delle ultime due settimane. Reddit! E Gianluca già è pronto, giustamente. Io sono cavallo pazzo, ho un filtro per ogni evenienza. Sono cavallo pazzo, io sono, Sì. Allora, pazzo, Brudi. Pazzo, Brudi. Contenuto di Fantuz che dice così. Hi, I'm Kiko, I'm 23, I go to UCSB and I also bartend. Ma proprio stunnato, perché io pensavo che lei magari, cioè, l'hanno messo perché magari lei ha una voce strana che farà ride, e invece, cioè, te giuro su Dio, ma proprio colta la sprovvista, non ci avrei pensato io, porca troia. Ma tranquillo Dave, fa ride, cioè. Cioè no, ma mi ha stunnato troppo perché non me lo immaginavo, cioè, era, vai, ma adesso così ride. È scontato pensarci, ma non me lo immaginavo, zero. Ma chi ha scelto quel cast dalla prima all'ultima? L'ha fatto con quale esatto motivo? Che ne so io. Beh, l'ha fatto per ridicolizzare lei, dai, è ovvio che l'intento sia quello. No, perché? Dai. Il cast di questo podcast, non lo sì, so. Sì, perché vuoi il creare cast. Una situazione, trova sì, l'intruso, dai. Cioè, un contrasto, non lo so, magari dici. Una tavola rotonda. Sì, secondo me l'intento non è benevolo, dai. Ah, non lo so. Valuteremo il podcast in caso. Comunque,
Già scazzatine, questo l'ho visto su Instagram. Hello Fresh, goodbye Fresh. Lui che vomita. Ma che sta merda. È semplice ma geniale. Proprio come distruggere un product placement, atto 1. Davide, puoi zoomare un po' che si leva quella barra laterale, così almeno. Magari... Guarda che abilità. Bello. No, vabbè. Anno, questo l'abbiamo visto 13 giorni fa, 27 giorni fa, perché ho messo top mese. Questo l'abbiamo visto, 20, 21. Forse ti conviene 20, forse mettere new. Metto new. Li prima. Vediamo da quello più vicino cronologicamente, fino a che... Sì mi sa che è me. New. C'è troppo suo senso, zoom, c'è un suo senso, una consecutio temporum. Oddio, che è? La parte che riguarda il cervello arriva fino a 9.54. Oddio. Arriva fino o arriva a? Fino? Inizio terzo capitolo, da lì potete saltare al minuto 17. Vediamo un attimo. Manda, metti al minutaggio. Ma che è? Eh no, è dall'inizio. Ma c'eravamo pure noi. Ma sei tu? Ma sono io. Ma questo è Kingdom Hearts. Podcast, ma non è quello nostro, quello delle facce dei cani. Ragazzi, un salutone dal Darione, ma soprattutto a mio padre, Mr. Cancer. Davvero mio padre, per forza non ci scherza. Iscrivetevi a questo canale. Con l'intelligenza artificiale, sostituitelo. Ma questo è presente meglio. Sostituitelo. Perfetto. A me è piaciuto di più. Ragazzi, allora sarò breve e circonciso. Iscrivetevi a sto cazzo di canale, Cancer è il mio blog. Non so se mi spiego. Quindi forza con sti pollicioni, signori, ci conto. Altrimenti un paguro nel culo per tutti. No! Le bossine, nelle mutandine delle vostre sorelline. Si scherza. Ah, comunque grazie Cancer, per avermi aiutato ad evadere i miei 240 milioni. Grazie per me, ragazzi. Parte la prossima settimana, ricordatevi di tagliare l'audio, mi raccomando. Vi aggrego pure io dicendovi che la non iscrizione a questo canale è paragonabile alla non iscrizione al partito fascista negli anni 20, finita con la reclusione e una sanzione pecuniaria di 240 sassi in Germania. Questa è la legge. Questa è la legge! Che spettacolo! Quereli, sto cazzo! Sto cazzo devi quereli! Mazza, questa l'ha fatta uguale, eh? Capitolo 1. La rottura di questa clessidra potrebbe causare una distorsione temporale. Simone, tu sai il male che mi avete fatto. Dio, è giunta l'ora. La frattura nello spazio. No. Ma è stupenda sta cosa. Urca! Grazie, Architano. Ho lasciato il cervello. No! No! Il cervello. No, è che tocca fare. Va bene. Una quinta testa è arrivata al Cerbero. Una quinta testa di cazzo. La presentiamo in maniera ufficiale. In questo momento, la prego. Quinta testa del Cerbero sarà sorprendentemente Riccardo Rosario, il regista ufficiale che sarà sempre con noi in diretta. Ma che cazzo sto vedendo? Come te la ricordi quell'esperienza dal punto di vista emotivo? Madonna, ragazzi, hanno preso i nostri sogni e li hanno svenduti al mio referente. Madonna. Benvenuto, Simone. Dove mi trovo? Riccardo. Capitano Riccardo, il super soldato. Ma questo è un colpo di scena. Colpo di scena è incredibile. Ho sbagliato... Con un latore estremo contro le ingiustizie subite. Bella. Però ci becchiamo finalmente. Oh mio Dio, questo è la rappresentazione visiva di tutto ciò che c'è di sbagliato nel mondo. Stessi Riccardo, colui che arriva fino alle stelle. È la nostra versione più intelligente, Mister Riccardo. Oh, l'indagabile. Ciao Simo. Ma sti cazzi! Questo è il lick più arrogante degli altri. Qualcuno ha il ciclo. Ok. Comunque, grazie Simone per averci dato ad aprire il multiverso.
Tu sei l'unico tra quelli con cui abbiamo provato che è stato in grado di farlo. Molti hanno provato a rompere la cristallina senza successo. Altri hanno ucciso gli amici perché era un mito satanico, ma tu sei speciale. Cioè? In che senso? Ho pensato a me, ovviamente. È il mio pensiero, quindi ho deciso io. In realtà sono stato io. Il nostro ultimo membro. Professore Cavolosano. Io ho prodotto io quei pensieri. Io ho prodotto quei pensieri. Cosa ho fatto? Cosa ho fatto? Violazione nell'edificio. Bravo! Mappamondo. Visualizzare camera o no? Come cazzo ha fatto a entrare questo? È John. Ma tu chi minchia sei e cosa vuoi? Sei anche tu un fan del Cerbero Podcast e non puoi farti mancare neanche un meme? Invia un sms al 545 con scritto finto. Greve e riceverai queste fantastiche suonerie. È il nostro prossimo okay, passo. Ok, no, non può funzionare. In che senso, scusami? Ma che cazzo dice sta balena? No, aspetta, mi è arrivato un messaggio. No, dai, aspetta, dai. Poverina, no. Ricorda, inviando greve al 545 riceverai queste stupende suonerie. Ma chi sei culo, donne? No! Bellissimo! È bellissimo! Mazza, bravo sto pischello! Sapete, sono un viaggiatore del multiverso. Sono stato pure processato per aver interferito con esso. Ma quando ho letto nel dossier che mi sta passando la regia, grazie, che c'era un universo con 6 versioni di Riccardo Rosario, mi sono detto... Non posso lasciare che possa esistere. E quindi sono venuto qui per fare piazza pulita. Semplicemente perché mi state sui coglioni. Bene, allora provaci. Ma il solo ti fermerà subito. Provaci? Oh, così mi invita a nozze. Non è zero! Non è zero, infatti. Ammazza potente sta monster. La caduta della torre. Sì, un po' stile Mastercast, sì. Basta. No, vabbè. Greve. Chi cioè, è quello? Twin Chi Peaks. È quello? I am not a king, I am not a god, I am Mr. Peste. Questo è matto, porco dio. No. Capitolo 2. E comunque sento puzza de miglior opera trasformativa 2024, Ne figo. Sento una forte puzza. Molto figo. Porca troia, regà. Molto sta, ci sta. Master, sembra che il dottor Cunilingus finisce. Generazione 2 sì. Mastercast sembra. Me... Sì. Ricorda quello che faceva all'epoca. Il successore. Però mi stanno suonando con molta insistenza. Evidentemente. Lo stanno a sfrattare. Così, sì, con una semplice applicazione di un movimento fluido, sembrerà quasi...
guardate che sia gommosa, provo un attimino, guardate. Ah, sì. Oddio, a me sembra, sì, ma come cazzo guardate, fai? Guardate un po', poi zoom parecchio. Stavo facendo minchia, malissimo. Sì. Vai. Ma no, come cazzo? Più, oh! Aspetta, ma come cazzo fai? No, sì, ma questa è una magia. No, vabbè, ma no, ma vi sta. Oh! 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 Oddio, è molle! Guarda, sì! È moscia! Ma che cazzo è? Ma è dura! No, no, cazzo, è durissima! Giorgia, vai a lavare i piatti! Fa un attimo pausa, scusate, è in... un attimo. È in, è in deforme! Attimo, va. Giorgia, vai a lavare i piatti, va! Vai! Vai a lavare i piatti, vai! Sì, signore! Sì, signore! Come funziona? Sì, signore! Ma questo uomo è grande. Ragazzi. Ma insegnaci, dovresti, maestro. Dovresti fare un corso. Ma insegnaci a tutti. Altro che tutti i corsi che conoscete voi. Dovrei farlo io un bel corso. Prima o poi accadrà. È bellissimo. Devo mettere... Volete arrivare anche voi a questo livello? Sì o no? Proprio sinceramente, sì o no? E poi se vedete se acquistare il mio corso. C'è un gruppo Telegram e comincia a vendere i corsi. C'è tipo da domani. Come cazzo fai? È in deforme, come fa? In deforme. Sta a funzionare, ca? Ah, aia! Ma è andato da solo, dai, però che cazzo! È così può, se te parte la magia. Prova tutte le volte che vuoi, Simone, è giusto che ti metti due tempi. Oh! Oh! Vedi, vedi, vedi. È vero. Era già perfetta così, manco dovuto mettere il montaggio il tipo. Che era già un'opera d'arte sto pezzo. No, non viene. Grazie Samuele. Basta un po' di musica. Ci sta. Diceva poi a 17. Dopo bello lo stacco kubricchiano. La matita a Dottor Who. Ha dato una trama pure a tutto quel casino. Molto, 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 capitolo molto, 3. Molto, molto bello. Peccato che è uscito un po' tardi per i... Grande Dottor Who, questo è il mio preferito, il decimo dottore, David Tennant. Brutto coglione, da dove sei sbucato? No, che figata. Quanti feels. Ma perché? Ah, fantastica. E mica t'ho detto vaffanculo brutto cessa. Weeping Angel. Il Titanic. Hai ragione. Anche conosciuto come Terra. Signori, benvenuti al viaggio navale. Doctor Who. Bellissimo. È Max. Il mio nome è Max. Oh, Max. No. Abbiamo deciso di farlo. Sì, perché Max è uno di quegli artisti che dagli anni 90 non è mai, diciamo, invecchiato. Coincidenze. Seguitemi. Ehi, aspetta un momento. Chi ti ha messo al comando? E soprattutto dici chi diavolo sei. Sono il grande Thor, figlio di Kmer, della tribù di Star, della terra desolata del Steel. Colui che era, colui che sempre sarà. Ciucia che sei tu, Gio? No. In questo caso... Wow! Questa invece mi piace.
che uno chissà che se pensa che viaggio terminato. Ah! Detto frame, finalmente non c'è energia, la nave precipiterà. Il tuo nome di battesimo? Stronzo. Stai scherzando, vero? Perché? È un'altra cosa che volevo tanto dire. Brutto stronzo. Ripeto, non è uno scherzo. Una riproduzione del Titanic sta precipitando dal cielo e punta su Buckingham Palace. Fa ride perché non può finire così in Doctor Who, si salvano sempre. Del TARDIS, quindi. Bello, bello. Grazie, Pica. Quindi hai deciso proprio di andartene? Sì, diciamo che quello che dovevo raccontare ormai l'ho fatto. Avrei voluto dare molto di più, ma credo non ci sia più tempo per me. Vabbè, lo capisco. È stata abbastanza dura senza di te in questi 2 anni. O è meglio, doppiato. Un anno. Però è da tanto che non ci vediamo. Sai, avere anche comunque... Comunque c'è che la parte del cervello qua era finita. I tuoi ricordi, 17, le tue... qualcosa, se no... Cioè, beh, carina la cosa. Però poi magari poi ci allunghiamo i tempi. Poi vedetevelo voi, andatelo a vedere al canale del ragazzo. Tra l'altro, sì, il canale... è un po'... Com'era Mr. Cancer? Mi sa di sì, lo dico subito. Così Mr. Cancer, sì. Top, top. Nel dubbio mi scrivo. Perché comunque... Bravo, complimenti. Per fenomeno. Ci piace, non costa nulla. Ci piace molto, bravo. È il presidente che è Mastercard. Sì. Ma Francesco, sei pronto ad andare al Cerbero Party? Cazzo, era lui! Era lui! Mi ricordo sta storia prima di un party. Non mi ricordo se Bergamo o Licola o Games Week. Mi ricordo questa storia. Poteva essere Licola, poteva essere Licola. Forse Licola. Sei pronto ad andare al Cerbero Party? È lui che fa il balletto, quello del CEO in accappatoio. Lavori condivisa. Troia. Quindi, autocitato. Bellissimo. Oppure ha citato quella storia. Non finiva così però, eh? O è lui oppure ha fatto una citazione a quella cosa. No, no, è lui perché mi ricordo la voce della ragazza. Ma Francesco, sei pronto ad andare al Cerbero Party? Sì, sì. Scusate, volevo soltanto prendermi un piccolo spazio per ringraziare Marra per avermi sfamato al Cerbero Party. Assolutamente mio padre, grazie mille. Ma soprattutto volevo chiedere scusa a Caverna per aver... Allora era Games Week, sì. Sì, perché... Era Milano, sì. ...piedi durante lo spettacolo. Mea culpa assoluta. Detto questo, scusa di pestato i piedi mio padre, grazie mille. Ma soprattutto volevo chiedere scusa a Caverna per avergli pestato i piedi durante lo spettacolo. Mea culpa assoluta. Detto questo, chiedo scusa, ma sono vai, un po' di fretta. Vai, pestare i piedi a Caverna. Ad Alex Mucci. Bilibu. No. Scusatemi, sono un po' di fretta, devo andare a fare un contributo ad Alex Mucci. Scusatemi, Greve. Sto casino. Bello. Bravo, bro. Mazza, bravo. Complimenti. Considerando che le Mai YouTube poop, sono un po' passate di moda. Appunto, sono difficili da rendere non cringe nel 2023, quindi devo dire, figo. Bravo. Molto, c'ha molto talento. Bravissimo. Tornando a noi, anche la figlia di Mike Shosh è stata colpita dal cunnilingus. Non ci posso credere. No, dal cunnilingus. Scorro, ragazzi. Povera dal vita. Cunnilingus. Scorro? Vai. Se ci vogliamo prendere questa responsabilità. Vado? Vai. Siamo sicuri? Ragazzi. Siamo sicuri? Ah, raga, io ho paura. C'è un sacco di paura. Spizza piano piano di pappoker. Sì. Ma chi è lei? Chi è? La figlia di Mike Shosh. No, mi dispiace. Sì, l'avevo vista quella storia. Test per il Duca. Modalità difficile. Calla. Andiamo. Vada Duca.
No, no, niente filtri. Niente Luca. Filtri. No, non si basa. Dai, fate play, fate play. No, niente filtri, Duca. Niente, è filtrato. Quindi è questo il Duca senza filtri. Eccolo, 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 eccolo. Okay. Ce l'abbiamo. Fai caso che 6 10 più 0 uguale 10. 10 meno 0 non togli niente, sei 10. Ma 10 per 0 non fa 0. Perché se ho 10 polli, lo moltiplico per 0, dove sono i polli? Dove sono i polli? Lo sto chiedendo a te! Che problemi hai? Rispondi! Dove sono i polli? Me lo sto chiedendo anch'io! È strano, l'avevi no? quasi fatta! Questa era greve! L'avevi quasi fatta! Che poi ti hanno fatto la bastata perché hanno messo anche il finale ancora! Ce l'avevi quasi fatta, dai, stai migliorando! L'aritmetica è una pantomima, ragazzi! Ha ragione, dove sono i polli? Chi lo sa? Giusto! Allora, no, fermi, stavo spoilerando tutto. Ai. Abbiamo Rubino versus Signor Mauro, il match trailer, secolo, il trailer dell'evento che si terrà ai Boscar. Signor Mauro versus Rubino ai Boscar si chiama. No, sì. No. Ai Boscar sei pronto per l'incontro contro il Signor Mauro? Chi è Mauro? Mi era stato proposto di fare quell'incontro di pugilato col vostro amico, io accetterei volentieri. Io ho fatto 10 anni di pugilato! L'onore. Levate il mouse. La gloria eterna. Vediamo i Boscar, pezzi di merda. Bellissimo. Della fiera, io ho già parlato. Ho già parlato. Classe. Oddio, mi ha stunnato perché ho detto, ma io ho lasciato in play qualcosa. Genio. No, vabbè, aspetta, la devo risentire. Era quando eravamo andati su a Bergamo. Non so se c'è Rubino in chat. Dai. Non so se c'è. Ma tu in caso Gianluca sei in contatto al signor Mauro, gli puoi scrivere adesso un messaggio per vedere se lui è pronto, cioè se lui vuole farla sta cosa, perché se lui vuole farla per me si può fare. Cioè abbiamo certo, spazio in scaletta. Certo, non certo, dico un incontro, ma almeno un face to face, vediamo un po', ragazzi. Mo quando lo sento. Sentilo un po', vedi. Dai, chiama i Boscar, pezzi di merda. Sono il moderatore della fiera, io ho già parlato. Ha parlato. Sono il moderatore della fiera, ho già genio, parlato. Colpo bellissimo. Di genio, raga, bravo. Provato bravissimo. Il metodo IRL per fare. Per me questa è migliore per la trasformativa. Bella. 2024. Già scazzatine. Per far fare soldi infiniti. Me and the boys making millions betting on the dude playing in women's sport. Vai. Non fai i soldi perché le quota, i bookmaker mega sono rincoglioniti. Esatto, è un po' stupida come anche come battuta. Okay, le quote esistono per quello. Oddio che è? Che città, i quartieri addobbati e quello che Tutubi? Napoletano? Questo è Tutubi quando ha visto Marra a Musca. Le vittorie di Rado arrivano anche a godersi. Oh, sembra uno stronzo. Sembra paradossale. In che senso? Cioè, sai che Dario è veramente quell'altro dice proprio uno stronzo. Dov'è la battuta? Scusa, tu diventi un presentatore di un programma divento, sportivo. A parte che io sempre forza Napoli, no? Però Dario Moccia con questo atteggiamento da bulletto anche un po' rotter cazzo. A proprio rotter cazzo. Questo è Dudubi quando ha visto Marra. Ma scusate, ma noi che Davide andava là lo sappiamo da mesi. Ma che cazzo pensate voi? Pensate sappiamo, che non comunichiamo. Fede se gli ha mandato il messaggio sul cellulare contro la prima volta. Guarda che maschera. Cioè, quindi... È incredibile. Ah, allora, ragazzi, possiamo passare ad un altro argomento perché è arrivato il post di Ray Jackson. Aia.
Dai, vabbè, aspetta, vediamo il prossimo. Intanto è quello, perché questo è un po' lungo. Quindi... Allora skippiamo, andiamo avanti. Skippiamo. No, tanto l'altro ci possiamo prendere più tempo. Questo abbiamo... Vabbè, in realtà è solo perché ho visto Benson. Te sei salvato. Il giorno in cui posto questa è il 10 maggio. L'anno scorso Richard Benson ci ha abbandonati. Dunque ho deciso quindi di fare questo piccolo omaggio. La parte importante nel riquadro della carta è quella in corsivo. Sì, ma facci vedere la carta. Dunque. Quando Richard Benson, bardo della fiamma, entra nel campo di battaglia, riprendi in mano tutte le carte e creature che sono state messe nel tuo cimitero da qualsiasi zona in questo turno. Le creature che controlli hanno rapidità. Bel lampo. Ragazzi, ma perché la gente... No, basta, non è interessante, ragazzi. Ma perché la gente pensa che io e Gianluca dobbiamo rosicare del fatto che Davide è andato a Muschio Selvaggio? Io indagherei più su sta cosa fuori da ogni realtà. Ma perché? Cioè, noi non abbiamo detto niente. Perché la gente lo pensa spontaneamente? Perché... Eh no, certo, se un opinion leader tipo Dario Moccia gli fitta abbiamo detto, sto pensiero, io mamma mia, io posso dire che ho detto, però non quello che la gente si sta a pensare che uno abbia detto, ma sono cose pure tranquille. Ma io l'ho detto, vedibili, capito? La verità è che noi ne parliamo da mesi e lo sappiamo da mesi, è una cosa fica che può aiutare tutto questo, ragazzi. Il fatto che Davide va a Muschio Selvaggio da Fedez e fa conoscere se stesso per la sua figura, che è lui dentro al Cerbero, ma anche il Cerbero, può far del bene a tutti. Basta. Poi nessuno esclude delle collaborazioni anche future. Quindi quello è un po' meno probabile, perché giustamente, cioè, è una cosa, è Davide che va là, però al momento Fedez non è in condizione, che so, di venire da noi, però no. C'è già venuto Fedez da noi, no, dico, però fisicamente, sì, ma per carità, molto poco probabile, però, ma poi per me in futuro si aumenta sta collaborazione, ma per carità di Dio. Ma volentieri. Se succedesse si può fare, dai. Ma è sempre meglio che succedano cose piuttosto che non succeda niente. Cioè, il mio pensiero è questo, sempre è essere yes man, no? Dire sì, collaborare, sperimentare, ma ben venga. Cioè, è questo, è la gente che ci vuole mettere contro a noi tre, pure Dario Moccia godrebbe, cioè queste persone che rosicano veramente nel vedere un gruppo unito, non vogliono fare altro che disunirci. Io ho sta sensazione qua, perché di disuniti siamo pure molto più, no? Invece come Cerbero, certo, gli fa merculo a tutti. Questo è il mio pensiero. Sì, una cosa, no, ma... Sì? Si è fallato. Ma no, per la curiosità davvero, io non so niente. No, perché ha laggato. Luis sta bene. Secondo me chiede a tutti, alla chat, a tutti, che ne so, cioè, che ne so io, ma chi ammazza? Allora, ragazzi, posso dire una volta per tutte perché Fedez ha discusso con Luis? Posso dirlo? Fatto di Sdrumox, dici, sei ingelosito. Allora, raga, qua lo dico e qua lo nego, è colpa mia. Aia. Posso dire solo questo. Bene, bene. Ed ero con questa forma. Arca miseria, quindi non è geloso di Sdrumox, è geloso di te. Vabbè, io... Non... Ecco qua la lingua. Può fare certe magie il dottor Cunnilingus, proprio non mi immaginate neanche. Comunque... No. Che poi quello è un filtro, ma lui la lingua così veloce la muove veramente. Cioè, quella dipende dal filtro con i lingue. Il filtro enfatizza, però è lui. Ma la lingua a quella velocità ci va, Quindi, donne all'ascolto. Che sia chiaro. Che sia chiaro, io ce l'ho con Dario Moccia. Io ce l'ho con Dario Moccia. Basta, nessun altro al mondo.
Prego. È perfettamente comprensibile, tra l'altro, come sentimento. Comunque, questo qua è un bel audio per chiunque vuole campionarlo. Però per io ce l'ho con Dario Moccia. Fatene ciò che volete, perché un'opera d'arte, una volta messa al mondo, diventa del fruitore. Quindi è vostra adesso. Boh, ormai si mola, è proprio dispersa nei meandri del web. Mamma mia, c'è un'insicurezza tale che si deve porre al di sopra di chiunque. Ma uno glielo lascio pure fare, perché dice: ah sì, bro, lo fai con una tale violenza che mi cogli proprio alla sprovvista, cioè c'è sto bisogno impellente, prenditelo. Però sì, cioè veramente crei negatività, bro. No, io una cosa volevo aggiungere, poi torno alla vai piatti. È un padre violento. Esatto. No, vabbè. No, volevo dire che secondo me chi dà per scontato che se succede una cosa bella a Davide o comunque a uno di loro, gli altri devono provare invidia, significa proprio che di base nel loro cervello loro non hanno il concetto di squadra, di... No, perché non si tratta solo di amicizia, ma è quello che provano loro e quindi lo deve provare pure gli altri. Cioè, capito? Se un mio amico... Io personalmente posso dire che, cioè, di aver ricevuto da parte vostra solo belle vibes. Cioè, siete stati contenti della notizia. Anzi, incoraggiamento. Io un'amicizia al di là del lavoro. Quindi... Ma certo, se avessimo paura che questa notizia... Se avessimo paura che questa notizia possa significare... Incoraggiamento... Se avessimo paura che questa notizia possa significare qualcosa di negativo, vuol dire che ci abbiamo noi la coda di paglia per quanto riguarda il nostro progetto. Ma dato che cerchiamo di spiegarvi che c'è un clima di famiglia proprio, se Davide arriva e dice mi hanno chiamato per andare a Muschio Selvaggio, quello che Davide si è sentito dire è: boh, grande, sì, dai, complimenti, bravo. No, oddio, e ora cosa significherà? Significa questo? Questo è come ragionate voi, ma continuate a ragionarci voi. Le proprie paure, esatto. Dario, esatto. Permetti a Nanni di decollare, di spiccare il volo, lascialo libero, a Dada, lascialo libero, falli sbocciare, non eri sempre tenere così, che li torpi, li tieni, falli decollare! Sono d'accordo. Scusa, Gianlu. Scusa, dici... Addio. No, nulla, io lo dico che il mio primo approccio... Ma scusami, approccio, è Volpescu posso, soprattutto! Volpescu! Se... Vai, scusa. Volpescu. Dico, se posso, tipo, dico una parola, me la prima cosa che mi è venuta, senza dirgli motivi, perché so cazzi nostri, è stato incoraggiamento. Sì, confermo. Va bene. Dai. Volpescu, soprattutto. Sempre. David John Locke. Giustamente. Infatti è David Johnson. Lo scrigno di David Johnson. Dio. Non si riesce a stoppare. Grazie per la sub. Bene. Sì, la Cerbero, quando il Cerbero lo davano in TV. Ok. Madonna mia. Questo rapporto con il mouse. Definisci bene i termini, ne discutiamo. Lo sottolineo più ripresa la regia Chitano. Sono CEO dell'universo ma tu non mi ami. Per il tuo cuore curativo come Molinari. Dimmi che siamo diversi. Recito Pasolini così tu ci rifletti. Senza l'orologio contro le ore di content. Sai che mi dissocio dalle scuole di botte. Eppure vedo fasci di luce nel cielo della mia città. Sono un tipo mia casa non è casa pound, quindi guardo il cielo. Quel momento podcast Cerbero, podcast Marranichi di scegliere, flame urla ra 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 ra. Cerbero podcast. Un sogno villa Dubai, no? Addosso ancora frasci, mi capelle di daino. Abbracci, clochard, canto d'ore mi fa. Non sono un vigilante, ti saluto un passant. Proiettili di gomma sulla tua figura. Non ti do una fare la donna, né madre natura. Sono la cosa più lontana dall'essere uomo. Mi definisco una puttana e mi vendo per poco. Eppure vedo fasci di luce nel cielo della mia città. Sono un tipo dalle larghe vedute. La mia casa non è casa pound, e quindi guardo il Cerbero podcast. Cerbero podcast. Tu vuole estinguersi, tre teste per un Cerbero. Il Cerbero podcast. No, ma
Marco. Sa far coatto, io no, no, no! No, Marco, no, Marco! Che sta a far coatto, è qua, bellissimo. Mi spiace il ragazzo che ha fatto animazione, ma si alterneranno questa e l'animazione, questa è veramente carina. Mentre attengo io, attengo. Stavo belle vibes. Che è questa, mentre attengo. Già ho capito che il gioco è quello. Mentre attengo il server Bosca, mi gioco questo vecchio titolo Pozzemon. Pozzemon mi piace. Ok. Sarebbe stato più appropriato Verde Foglia, però ci sta. Beh, effettivamente. Beh. Dirò ai miei figli che questi erano il conoscitore italiano del Porfo 90. Un video del Barbero. Comunque, ragazzo che ha fatto questa qua, ce la mandi a Cerbero, sì, deragliabile. Punto? Com. Oh, non pensavo. Org. No, no, com. Chiocciolagmail.com. Ok, questo l'abbiamo visto. Ah, questo è bello. Ecco chi si nasconde dietro Batman, che era 45. Oh! Mi avevano detto che non c'era nulla là fuori. Nulla da temere. Questi poliziotti e avvocati non avrebbero osato sfidarmi. Questa città merita un criminale di maggior classe. Marra, WhatsApp importantissimo, davvero essenziale, fidete. Ci rendiamo conto? Ci rendiamo conto dove cazzo siamo arrivati? Ma cos'è questo schifo? Senza firma, senza riferimenti. Chi è questa persona? Come ha ottenuto il mio numero privato? Come si permette di importunarmi alle 23? Soprattutto perché Batman ancora non è entrato su Discord. Chi lo sa? Sto chiamando la persona che mi ha mandato un curioso messaggio WhatsApp. Mi chiamo Virgola, sono un gattino. Maracca, voi ma mi stai a chiamare? Non credete alle parole, guardate solamente chi... O muori da eroe. Io non ci sto capendo un cazzo. Diventare il cattivo. Batman 45, chi? Perché non eri presente nella live in cui Palle Uomo ha mandato il link che lo ha portato praticamente al DASPO. Ok, ok, allora taccio. Ah, era Simone davvero, era il sì. Simone di questa nostra linea, esatto, temporale. Io pensavo che era tipo un audio di Simone. Cioè, ciao. Vabbè, bisogna seguire molte, molte storie parallele. Ok. Chi sei? Dipingimi sorpreso. Grazie per la sub, 30 mesi. Cosa ci fa sì, vedere Palle Uomo? Che ci fa vedere? Immagino quel video. Quale? Che... Palle Uomo, se uno simpaticissimo, Palle Uomo, divertente. Invece è serissimo, così tutto bruciato. Che cosa ne pensi? Palle. E Palle tutto serio. Sta lì e fa, no, perché ho visto questa cosa praticamente riconducibile. Oh, ma t'ha chiamato Palle. C'è anche lì, ma praticamente lì. T'ha chiamato Palle. Gravissimo. Okay, questo è un dissing molto strano. Un dissing. Che strana cocca, comunque. Interno, sì. Che strana cosa. Noise Narcos e Mr. Sbo, la calda notte remake solo su Pornhub. Grazie mille, Michael Zena. Ci sta? Ah, Michael Zena questo. Sì. Er cringe. Oh. Questo è radio. Razio. Ma ha alzato il volume? Incredibile. Questo è Radio Peppino 80. Altissimo. Dai, ti diverte, bravo. La musica che chi piacerà. La mia serie che scocca compa a pace un fum canchi popolari, siamo qua su Radio Peppino 80 FM, mi si sono qua, stiamo festeggiando la mia signora, perché oggi arriva con la paga signori, la paga. Ma cos'è? La paga, anche tu. È la perfetta descrizione di uno speaker radiofonico, è così, non vedo errori, è una radio media. È una classica amico, radio meridionale. Lo fa per figo, lui è un grande amore. Sì, sì, adesso mi chiamo un nuovo disco, si chiama Pino Bazzu, nuovo singolo di Pino. Stanotte ho fatto...
scacca ascoltando quella degli Uki. La canzone degli Uki. Pino 80 FM. Madonna. Perfetta descrizione, ragazzi. Non avrei saputo fare di meglio. Allora, Elvis. Eccala. Divide Marra che fugge verso Mucchio Selvaggio. Mucchio. Flame contento della vacanza. Cerbero podcast che deraglia. Tu dubbi che non devi lavorare. Ecco alla. Ragazzi, Elvis. Io non lavorerò mai in tutta la mia vita. Eppure arriverò fino alla tomba e vi piscio in testa a tutti. E metterò, cosa, e metterò questo video al mio funerale. Questo qua, questo che stiamo per vedere. Sì, 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 sì. Prego, prego. Ma pure io. Ah, vedi, quando non c'è Marco si trova subito, però. Eccolo. E non vedo differenze. Io mi gratto il culo di più, però. Ma poi che spazio stava Victor con qua la lavagna dietro. Oddio. Ma si può lasciare il loop tipo per 4 ore, cioè lasciamo una live solo con questo. Esatto, il nostro okay. È meglio perché è in 4K il nostro, nel senso sì, che è esatto. Sgranato. Cerbero Funk. Ah, mi piace come genere ultimamente. Hanno fatto quindi un altro Cerbero Funk. Ah no, perché altro era... Grazie per la sub. Ma che è sta merda? Sigma. Ma che è sta merda? Oddio, ci hanno messo pure Simone sopra, ci hanno messo. Due tre scale. No, cioè, se ti piace sta cosa, sei tipo un essere umano corrotto da Satana, penso. Se ti piace una questo cosa del lo scrout, gente, vi serve che... Gesù. Cioè... Se vi piace una cosa del genere, andate in chiesa, ragazzi. Veramente. No, per no, no perché no. No. Cioè, a noi non ci piace. Quindi non fanno, dobbiamo ragazzi, andare in chiesa, capito? Brutto. Ma a noi non ci piace. Andate, tanto non... No, dico, c'era un vecchio sketch di Lillo e Greg che parlavano dell'evoluzione della musica, no? Lui diceva. Ma dice che ogni volta che un boomer che ascolta, un vecchio che ascolta musica dei giovani, dice sempre che è una roba fuori di testa. Poi dice, oh, ma che è sta musica? Questa è musica giovane, oh, scround. E erano tutti i suoni a caso, tutte cose. Dice, oh, questo, senti che scround, oh. E quello dice, vabbè, è una merda. E quindi questo è un po' lo scround nostro. Bella merda. I vecchi se lo ricordano. Audio basso, lo alziamo. Main Goblin. Ma che poi... Questa era proprio la color correction che mi piaceva usare a me. Ci ho avuto, non so se vi ricordate, quel piccolo periodo che le live che ostavo da me erano sempre col, sì. Col dietro buio e tipo con tutti i neon sparaflesciati sì, addosso. Sì, era la live pure quella del Faina, mi ricordo. Grazie 43 mesi, boss. Sì, non mi dite voi se sto esagerando! Non è vostro potere di chat decretare chi esagera! Io vado oltre! E oltre anche l'oltre! Mi avete sfragassato i coglioni con questo atteggiamento di merda! Pou! Mi avete rotto i coglioni! L'avete capito? Non siete nessuno! Siete un'entità a cui qualche sfigato dà valore! Basta! Andate a far piangere Gischianto! Avete rotto i coglioni! Non otterrete nulla da me! Più nulla! Ma da nessuno di noi qui presenti! Avete appena ascoltato Dudubi, il vostro hard clipper di fiducia. Grazie per la sub. Ragazzi, finito come Reddit. Perfetta, non perfetta so se vi ricordate chiusura. La live, quella tutta psichedelica che avevo fatto a casa mia, stavo da solo col conoscitore a casa. Sì, ma ricordo. Ho bellissimo. Trovato una clip che forse mettiamo solo per abbonati su YouTube. Io prima la metto privata, poi la lascio guardare a voi. Mi è venuto in mente adesso che è tutto il pre-live di io oh. Che cerco di vedere se ci sono dei problemi tecnici e fa troppo ride lui che mi chiacchiera mentre io sto là tutto tiperchitano, no? Quando sta tipo là un quarto d'ora sì. Metto a fare sta roba oh. E fa ride.
questo. Dai, dai. Quindi abbonatevi anche su YouTube, che siamo pieni di materiale inedito e tanto. Grazie altro. Anche per le sub qui, 15 mesi. Ragazzi, tanto queste sub vi torneranno utili, eh? Sì. Perché tra poco ci sono i Cerbero Boscar, quindi... Ma volete veramente vedere i Cerbero Boscar con la pubblicità? Ma siete pazzi! Quindi, noi ci vediamo direttamente il 23 maggio alle ore 19 su questo canale per il Red Carpet. Yes. E poi alle 21 per il Main Show. Biglietti, punto esclamativo. Ciao. Ciao ragazzi, io ora vado in live. Volpesco soprattutto. Grazie Stefano. Eh? Vado in live da Giorgia Falci con Dark Souls. Live da Giorgia. Quindi Rai da Giorgia. Stile. Piccolo stino, grazie. Vai tu? Sì, ci penso io, ci penso io. Giorgia, starta la live, Giorgia! Starta la live, Giorgia! Ciao, ciao a tutti. Se vi piace vedere un uomo che tortura una donna, quella è la live giusta, ragazzi. Sì. Perché Dark Souls può essere uno strumento di tortura. Dai, quindi, ciao, chi ragazzi. Ce l'ha con le donne per i black pillati, andate. Bella, raga, buon segno. Ci vediamo, ciao a tutti. Ciao, ciao belli.